Bentrovati amici da casa, da Pierluigi Pardo e Stefano Nava si torna in campo per gli ottavi della Champions League, sfide di andata e ritorno per decidere chi approderà ai quarti. Primo round oggi potrebbe rivelarsi già decisivo in chiave qualificazione. Vietato sbagliare d'ora in avanti, gli ottavi di Champions ci diranno quali squadre potranno ambire a un posto nella storia. Match non ancora decisivo, ma male che vada, c'è il ritorno da giocare. Non possono però permettersi di uscire dal campo con un risultato negativo, rischierebbero di compromettere le loro chance di qualificazione. Adottano un assetto che concede poco, almeno in teoria, allo spettacolo. Tanti uomini dietro la linea del pallone. Questo è il loro schieramento di partenza. Penso però che potranno cambiarlo nel corso del match, a seconda delle esigenze. Ecco la formazione della squadra ospite. 4-5-1 votato all'attacco per loro, con i due centrocampisti esterni che possono dare una mano agli attaccanti. L'intenzione dell'allenatore credo sia proprio questa, Pier, almeno in fase d'attacco, per far salire i due esterni passando ad un 4-3-3 dal 4-5-1. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Anderson Talisca. Buono il recupero, possono ricominciare. Murato dal difensore. Ronaldinho! Risultato che si sblocca subito dunque, grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti, pazzesco. Che ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Un tiro preciso, il portiere non ha potuto nulla. E ci vogliono dei piedi delicati come i suoi per fare queste cose. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Vediamo un volto disteso finalmente dopo il gol che sancisce il vantaggio della sua squadra. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Anderson Talisca. Pizzi. Jonas. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Fernandez. Può avanzare a spazio. Cercano di aprire la difesa avversaria. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Avanza Ronaldinho. Attenzione! Ed è rete! Il suo tentativo da fuori area è stato premiato con un gol fantastico. Con il pallone che ha gonfiato la rete sulla sinistra della porta avversaria. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva.
hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Conti, Zobnin, Suarez, Pizzi, Zivkovic, palla riconsegnata agli avversari, Jonas, manovra interrotta dagli avversari, lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi, cerca la porta, palla che termina lontanissima dalla porta, difesa dal portiere. Attenzione, tutto solo, ha sfiorato un gran gol qui, pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione a cui è mancato solo un pizzico di fortuna per insaccarsi, sarebbe stato un gol da favola. Jardel, Zobnin, Pizzi, Jonas, ha spazio per andare, Fernandez, attenzione, rete! Portiere che ha toccato la conclusione ma che non è riuscita a impedire che il pallone finisse in rete. Tiro potente che si è insaccato nonostante il tentativo dell'estremo difensore. Squadra che sembra aver inserito il pilota automatico, il tecnico può allentare un po' la tensione. Fin qui sta andando tutto per il verso giusto. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Jonas. Anderson Talisca. Sventa qui la minaccia. Gara che si disputa sotto la pioggia. E questo può in qualche modo condizionare le scelte dei due allenatori. Terreno bagnato potrebbe creare dei problemi alle due squadre, che dovranno trovare in fretta le giuste contromisure. Cercano spazi, cerca la rete, portiere che blocca senza problemi. Viene pressato, palla che rotola via dopo un buon intervento. Mauri. Con grande qualità ha saltato il suo avversario. Troppo facile per lui. Murato dall'intervento del difensore. Poteva essere una buona ripartenza, l'hanno buttata via. Pizzi. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Con il tacco, numero. Ci saranno 3 minuti di recupero. Occhio al pallone filtrante. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ecco Ronaldinho, palla al piede. Mauri. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi, punizione severissima, 3-0 dopo i primi 45 minuti. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Beh, prestazione direi ampiamente sopra la sufficienza, ha anche segnato. Stanno vincendo, le cose possono solo migliorare. Inizia la ripresa del match, finora davvero a senso unico. Apre sulla fascia. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Ripartono in campo aperto. Salvio, occhio qui alla ripartenza. Si riprenderà con un fallo laterale.
Hanno spezzato bene la trama qui. Porta palla Ronaldinho. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Jonas. Zivkovic. Anderson Talisca. Pizzi. Ha rischiato molto il difensore qui, ma gli è andata bene. Anderson Talisca. Pizzi. Buono il recupero, possono ricominciare. C'è il pressing. Tifosi che protestano contro la mancata concessione del penalty nell'occasione precedente. Mauri. Ha saltato l'avversario con un numero. Numero veramente di alta classe. Arbitro che ferma il gioco e dunque si riprenderà con un calcio di punizione. È arrivata l'ammonizione da parte dell'arbitro. Pensava di averla fatta franca forse, ma l'arbitro attento ha solo concesso il vantaggio. Ha cercato di fermarlo trattenendolo per la maglia, ma l'arbitro non ha avuto dubbi e dunque fallo. Le trattenute nel calcio sono all'ordine del giorno, ma questo non significa che non debbano essere punite. Può metterla in aria, eh? Per cercare una deviazione vincente. Prova la conclusione. Intervento sicuro su una buona punizione. Suarez. Perfetto oggi nei passaggi. Gerson Fernandes. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Occhio a questo lancio. Pallone profondo, pericoloso. Attenzione, ecco il gol! È una grande soddisfazione per lui, con la doppietta che conferma le sue straordinarie doti. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Squadra che sembra aver inserito il pilota automatico, il tecnico può allentare un po' la tensione. Fin qui sta andando tutto per il verso giusto. Davvero incontenibile. Continuano a cercare il gol e a trovarlo. La differenza fra le forze in campo oggi sembra evidente, sembra quasi di assistere a una partita fra squadre di categorie diverse. È vero, evidente la differenza, Pierluigi. Salvio. Conti. Zobnin. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Suarez. Tocco impreciso, pallone recuperato. Seicento secondi da giocare ancora. A metri davanti a sé, attenzione. La traiettoria verso il centro. Buono l'anticipo del difensore. Ottimi i suoi passaggi oggi. Intercettano bene il pallone.
Salvio. Jonas. Krovinovic. Fallo brutto questo. Qui può arrivare il rosso. Rosso dunque, cartellino rosso. Un brutto fallo, non poteva aspettarsi altro che il rosso. Ora vediamo cosa sapranno fare i compagni senza di lui. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Barriera che sta avanzando, non è forse a distanza regolamentare. E il pallone entra ed è gol! È un gol che difficilmente può riaprire il match, ma è comunque un segnale di atteggiamento positivo da parte della squadra. Un grande gol, conclusione ravvicinata, non lascia scampo. Sembrava insuperabile e invece alla fine si è dovuto arrendere. Questo gol non macchia una prestazione comunque positiva da parte dell'estremo difensore. La squadra ha subito appena un gol e soprattutto merito suo. Non sono certo mancati i gol oggi. Punteggio sul 4-1. Tenta il tiro. Tiro scagliato da troppo lontano per far male da lì. Quarto uomo esibisce la lavagna. 3 minuti di recupero. Andiamo a bordo campo da Matteo Barzaghi. Fra quanto finisce questo match, Matteo? Ultimo giro di lancette per chiudere questi 90 minuti. Bene, Matteo. Per ora può bastare. Grazie, ovviamente. Richiamaci. Eccolo il fischio, 4-1 il risultato finale. Si mette bene per loro in ottica qualificazione, hanno vinto il primo round di questa doppia sfida, non è ancora finita però, ci vogliono piedi per terra, grande concentrazione. Ma non c'è dubbio, Pierre, è comunque un successo importante che darà sicuramente morale in vista del match di ritorno. Ha fatto cose eccezionali oggi, era in grande condizione, lo ha dimostrato per tutto il match. Ha trascinato al successo la sua squadra con una fantastica doppietta, una prestazione di grande impatto. Buono il recupero, possono... Murato dal difensore. Ronaldinho! Risultato che si sblocca subito dunque, grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti, pazzesco. Attenzione!